Siamo qui con Stefania Rosa, Sales Manager di Riva del Garda Mais. Qui chiediamo la notizia del giorno, fondamentalmente, di illustrarci la notizia del giorno, cioè la nascita del Trentino Convention Bureau. Spiegaci un po' questo progetto, in cosa consiste, quali sono i punti di forza, sia nell'offerta sia dal punto di vista commerciale. Allora, questo nuovo progetto è un progetto che è nato grazie alla Trentino Marketing, che ha voluto appunto dare a questo segmento, che non è, diciamo, il segmento principale del turismo trentino, perché è più, insomma, diciamo che è quello leisure il principale, però quello mais sta comunque anche sul territorio trentino, si sta attivando sempre di più. Allora si è voluto creare un progetto ad hoc. È stata chiamata in causa quindi Riva del Garda Fiere Congressi, con un'attività di oltre 40 anni nell'ambito congressuale e del mais in generale. E abbiamo realizzato quindi soprattutto un sito internet che appunto è www.trentinocb.it, un vero e proprio venue finder in cui gli organizzatori di eventi possono ritrovare non solo sedi e location come centri congressi, sale congressuali o hotel congressuali, ma anche tutti i servizi a corollario. E una cosa interessante è sicuramente anche quella di puntare soprattutto sulle attività esperienziali. Difatti abbiamo creato una sezione dedicata agli incentivi esperienziali, anche per il mercato straniero. E quindi il Trentino apre un'opportunità maggiore, non solo il polo congressuale di Riva del Garda, soprattutto per grandi eventi, grandi conferenze, ma anche tutto il territorio per quello che è anche il piccolo meeting, il corporate, eccetera. Io ti ringrazio. Un'ultima domanda. Il Trentino, secondo me, rappresenta un esempio virtuoso nella moderna comunicazione verso la meeting industry straniera. Perché, a mio avviso, ha nei confronti del pubblico straniero una notorietà notevole, maggiore di tantissime altre zone d'Italia, paritetiche al Trentino per offerta, potenzialità, caratteristiche, ma molto meno note se non addirittura sconosciute. Io credo che se tu vai in Cina e parli del Trentino, trovi tanta gente che sa cos'è il Trentino. Ecco, come avete fatto, molto brutalmente, perché questo è il punto, il Trentino Convention Bureau è l'apice, è la punta di diamante di una storia che non comincia oggi, ma comincia tanti, 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 tanti anni fa. Come avete fatto? Sì, hai ragione nel fatto di sottolineare come la provincia autonoma di Trento sia riuscita a lanciare il Trentino proprio come brand, perché è proprio riconosciuto. L'appeal del mercato internazionale è dato sicuramente dal nostro passato, cioè una terra di confine, quindi abituata all'internazionalità. Abbiamo il mercato maggiore per noi, è quello germanofono, quindi Germania, Austria, però anche questa apertura ai nuovi mercati. La Trentino Marketing di sicuro è un braccio operativo che ha saputo agire e entrare anche nei nuovi mercati. Sicuramente la professionalità, la voglia di far conoscere un territorio che magari non è conosciuto essenzialmente per le bellezze del territorio, però magari si pensa solo alla montagna, a un aspetto rurale, all'agricoltura, però invece ci sono delle caratteristiche fortemente di appeal per qualsiasi tipo appunto, di turismo. E adesso vogliamo far capire che il Trentino non è solo leisure, non è solo la bellezza del territorio in sé, ma è anche un'opportunità per creare degli eventi, perché gli eventi comunque hanno bisogno, no, anche di qualcosa in più rispetto proprio alla mera location. E secondo noi proprio questa esperienza di un passato appunto internazionale ci dà le giuste peculiarità per attirare anche un mercato internazionale. Davvero complimenti e in bocca al lupo, chiaramente. Grazie mille. Grazie.